nostro Paolo Borrometi. Vado velocissima perché ho fretta di raccontare. Paolo, per una volta riusciamo a tenerti seduto e bentornato come sempre. Raccontiamo la storia di Sofia Ciriello, che si è ribellata al racket delle estorsioni ad Ercolano. Ben arrivate e grazie infinite, non solo di essere qui, ma grazie di tutto. Grazie. Tutto, grazie tutto insieme. A voi. Paolo Borrometi, partiamo dal finale. Sofia Ciriello è l'esempio vivente che denunciare alla fine paghi veramente. 4 giorni appena i suoi estorsori vengono arrestati, ma soprattutto, come se questo non fosse già abbastanza, inizia un processo di consapevolezza. Esatto. Importante. Io penso sia quella il raggio di sole di oggi, o meglio, il raggio di sole di oggi ce l'ho accanto. E la testimonianza vivente che denunciare conviene non solo per le pene, ma anche perché, lo vedremo, la risposta dei cittadini c'è stata. È forte e di grande dignità. Oggi possiamo dire che questa è l'ora solare della libertà, oltre che della dignità. Allora, ci sono in questa serie di processi che sono nati grazie al coraggio di questa donna, così mi ha sottolineato la nostra Elena Di Dio, che sempre ringrazio, per la prima volta c'è una serie di processi in cui ci sono più denuncianti che denunciati. Cioè c'è un esercito di persone che è andata a dire adesso basta. Grazie per il suo coraggio, gliel'ho già detto, ma glielo ripeto. Torniamo al 2008-2009, facciamo un salto indietro, 2009... lei e suo marito, l'amore per il pane e la voglia di aprire un'attività propria. Sì, era l'ottobre del 2009, che era, voglio dire, settembre del 2008, che noi realizziamo questo nostro sogno, perché mio marito viene da 3 generazioni di panificatori e quindi diciamo che ha la farina nel sangue. Lui veramente ha la farina nelle vene, cioè farina. E ha sposato il buon lievito, però. Questa ci voleva, scusi, Lei alza la palla, io schiaccio. Abbia pazienza, Sofia. Ha sposato un lievito madre della migliore qualità. La ringrazio. Ed è vero. Io oggi do conferma di questo. Sono quasi 25 anni di matrimonio. E quindi realizziamo questo nostro sogno, aprire questa boulangerie nel centro di Ercolano. Noi siamo a pochi metri dagli scavi, vicino abbiamo il nostro museo archeologico virtuale. Quando realizziamo questa apertura di questa boulangerie, ci rendiamo conto che da subito cresciamo nelle vendite. Ed è bello, certo. Ed è bello quando produci e le persone, voglio dire, ti danno consenso. Quando verso il settembre del 2009 iniziamo a sentire voci che iniziano a girare queste persone per Ercolano, anche se devo dire che chi nasceva ad Ercolano sapeva che ad Ercolano o dalle nostre parti c'erano delle bande e si pagava il pizzo, perché è inutile nasconderlo o dire non è vero o dire io non lo sapevo. Quindi trovandomi in un mercato con il mio panificio, le voci giravano, sentivo dire stanno qui, stanno lì, dicevo mamma mia. Cosa diversa dalle voci a un certo punto è vedere fisicamente un individuo che entra in panetteria, nella boulangerie. Entra nella mia panetteria e mi dà delle indicazioni, mi dice chiaramente che mi devo recare alla Cuparella, c'è la roccaforte di birra del clan, che mi aveva chiamato, e mi dovevo recare lì. Tant'è vero che io gli dico non lo so, perché io ho da lavorare, sono impegnata, vediamo. Continuo il mio lavoro, perché il panificio veramente prende anima e corpo. Quando passa tutto il giorno, quando il giorno dopo, arriviamo al giorno dopo, che noi non andiamo da nessuna parte, ma il giorno dopo lui riviene, inizia a sbraitare da sotto alla porta. Io ebbi paura per i miei clienti, cioè non volevo che i miei clienti assistessero ad una scena del genere, perché dicevo
ci stiamo mettendo tanto, ci abbiamo messo tanto per arrivare a questo. Non voglio che questi mi bruciano la mia attività. Tanto è vero che lui inizia ad urlare, io dico esci fuori che adesso esco subito, e mi dice che mi devo recare, mi ripete quella cosa, che mi devo recare alla Coparella. Io comunque noi insistiamo, ci manteniamo forti, non andiamo, non opponiamo resistenza, dai, sì, diciamo così. Quando questi anche nel panificio vengono armati. Nel momento in cui vengono armati, io mi trovavo di spalle e si rivolgono, vengono sempre verso di me e mi dicono chiaramente che devo pagare. Come tutti gli altri. Da subito. Come pagano tutti. Perché questo è il confine della dignità di una persona, no? È qui che inizia una nuova storia. Mi dicono di pagare come fanno tutti. Devo pagare 5.000 euro subito e 500 euro mensili. Senta Sofia, nel racconto che lei ha fatto, nel dialogo che lei ha avuto con la nostra Elena di Dio, qui l'abbiamo sottolineato, perché lei ha detto qualcosa di straordinario. Ha detto io mi sono recata in questo posto provando vergogna e rabbia, e ci ha giustamente colpito che prima della rabbia venisse la vergogna. Le chiedo, la vergogna per che cosa? Mi sono vergognata, io non accettavo che queste persone, dicevo ma non mi conoscono, perché mi devono trattare in questo modo, perché mi disturbavano, ma non perché mi disturbavano, proprio psicologicamente, io non volevo che loro, dicevi ma io non li conosco, perché mi devono trattare in questo modo, non l'accettavo. Dunque, vergogna e rabbia, e qui torno dal mio muro portante, dal mio e nostro Paolo Borrometi, perché le storie che poi aprono una grande luce sulla possibilità di vivere anche diversamente da così, però vanno inserite all'interno di un complesso di ragioni per le quali altre persone vivevano nello stesso modo. Si vergognavano, provavano rabbia, ma vivevano nello stesso modo, cioè pagavano. Esatto, ed è quello, l'ho detto prima, il confine della dignità, no? Quella vergogna prima della rabbia è proprio questo. Gli altri lo facevano, quindi se gli altri lo facevano lo dovevano fare pure loro. E non è un caso, e non voglio rubare troppo tempo, che così come prima gli altri lo facevano e loro quindi dovevano farlo, da quando loro non lo hanno fatto, gli altri hanno iniziato a denunciare. Quindi è l'esempio che non è teorico, è pratico, sono loro. Paolo, tu non rubi mai tempo, tu sei il tempo in questi spazi, ricordatelo. Sofia Ciriello, voi andate a questa Coparella, ma in sostanza rispondete... No. No. E ora siamo tutti qui a raccontarlo, no? Però sapete voi il coraggio che ci è voluto anche per girare le spalle a questa gente e tornare nel vostro panificio e riprendere il lavoro. Con quello stato d'animo era brutto, era ogni motorino che sentivamo, ogni volto diverso, cioè un volto che non vedevamo tutti i giorni, per noi era mantenere l'ansia. Io vivere in questo modo facevo già fatica, ma infatti balenava nel nostro cervello, voglio dire, noi comunque ci dicevamo tra di noi se rivengono come facciamo, cosa facciamo, perché io comunque le parlo di 11 anni fa, io oggi ho 42 anni, 11 anni fa avevo 31 anni. E dietro di me c'è, con noi nel panificio ci sta anche tutta la mia famiglia, quindi siamo 5 figli, l'ultima mia sorella ha 18 anni. A 31 anni questa donna, il 10 novembre del 2009, perché c'è una data specifica, vede accadere quello che temeva potesse accadere, ma tra il temere che la nave affondi e l'affondamento della nave corre sempre di mezzo, no? Il fatto di dire ma non succederà. Invece succede, A chiusura del locale è avvenuto, io e mia mamma torniamo a casa, erano verso le 9:15. Verso le 9:15, 9:20,
abbiamo una chiamata a casa, una telefonata di un mio zio che abitava nei pressi del panificio, che mi dice: corri, fai presto, ti hanno messo la bomba al panificio. Dico: zio, è impossibile, guarda che ho chiuso adesso. Dice: sì, sì, corri, fai presto. Cioè, in quel momento io ci ho detto: devo correre al panificio, devo andare subito. Siamo andati subito, ci siamo recati sul posto e fuori al panificio c'erano già ma 200 persone, 200-300 persone, non si capiva niente. Non mi volevano far entrare e io dico: guardi che io devo entrare perché sono la titolare del panificio, non arrivo direttamente nel panificio ma arrivo a metà, cioè io dove sto col panificio si scende un vialetto, arrivo a metà vialetto, prendo dei, erano due carabinieri in borghese, dico: guardi, deve portare via me perché io devo venire con voi perché ho delle cose da raccontarvi. Mi reco subito in caserma con loro. Lì in caserma mi sono sentita subito in una famiglia, perché il dovere del ruolo che i carabinieri hanno tenuto in quel momento, guardi che è stato importantissimo per me, che ancora oggi li ringrazio e ancora oggi loro mi stanno vicino, non come se fossero carabinieri, ma come se fosse veramente la mia famiglia, perché io in qualsiasi momento li chiamo, loro mi rispondono, mi mettono al mio agio. E io quella sera subito dissi: ragazzi, devo parlare, non ce la faccio più. E feci una denuncia, denunciai tutto l'accaduto e mi sono sentita liberata. Mi sono sentita bene. Denuncia che tuo marito ha sottoscritto. Sì, sì. Mio marito, io arrivo da sola in caserma quella sera, perché quella sera arriviamo io, mio marito e mia madre, cioè al panificio. Mio marito era distrutto perché veramente vedeva il suo sogno realizzato distrutto. Io dicevo: non può finire così, non può andare così, perché non è possibile. Mia madre quella sera si sentì male. E io mi ricordo che mia madre spaventata mi chiamò, perché mia madre aveva capito quello che io volevo fare. E io le dissi chiaramente, dissi: mamma, tranquillizzati, adesso non è il momento, non ti preoccupare, ti faccio chiamare un'ambulanza, perché mia mamma era ipertesa. Certo. Dissi: ti faccio chiamare l'ambulanza, non ti preoccupare. Ma mia mamma quella sera stesso, mia mamma è stata intubata, perché nel momento in cui io sono arrivata dai carabinieri, avevo finito di denunciare, non aveva ancora sottoscritto la denuncia, mi arriva la telefonata di mia sorella che mi dice: Sofì, devi correre perché mamma sta in ospedale. Io dico: ma non ti preoccupare, stai tranquilla, perché io l'ho fatto chiamare io il dottore, l'ambulanza. Lei mi dice: no, devi correre perché a mamma la stanno intubando. Lì non ho capito più niente, ho detto: mi dovete accompagnare subito, perché pregate per mia mamma, perché intubare significa che mia mamma sta per morire, quindi vuol dire, cioè, io mi sono vista distrutta. La mamma sta lì, la mamma è lì, è quella signora che oggi sorride e noi ringraziamo tanto, perché se sua figlia è così coraggiosa, come dire, l'ho detto tante volte, la frutta casca attorno all'albero. Ma torniamo al di là dei detti, a questa donna eccezionale. Voi firmate la denuncia l'indomani, la firma anche suo marito? Sì, vado, mi reco con mio marito in caserma, mio marito lì si rende conto di quello che avevo fatto e disse vicino al maresciallo, disse: maresciallo, guardi che io sottoscrivo quello che mia moglie ha detto. Che, Paolo, non è automatico. No, assolutamente infatti, no. Non è assolutamente no. Quello che abbiamo raccontato, no? Che ha tutta una serie di conseguenze, di sofferenze, di ansie, no? Non è assolutamente automatico. Si dice che accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Probabilmente questa volta dovremmo dirlo al contrario: accanto a una grande donna c'è un uomo che è all'altezza di questa donna. Allora, dalla denuncia all'arresto di questi estorsori, quanto tempo passa? Quattro giorni. Ed è, io oggi veramente mi rendo conto, io in quel momento, voglio dire, dopo quattro giorni non mi rendevo conto di quello che mi stesse accadendo attorno. Voi, perché mia mamma è stata ricoverata 25 giorni, è stata in coma 12 giorni mia madre.
voi perché comunque dovevamo aprire subito il panificio, comunque avevo tante responsabilità. Io oggi mi rendo conto veramente della cosa straordinaria che poi è successa, della sinergia che c'è stata, perché la denuncia è importantissima, io lo dico sempre e lo ripeterò sempre, racconterò sempre la mia storia per aiutare altre persone che si troveranno nella mia stessa condizione, perché guardi, però io ho trovato, siamo stati ad Ercolano fortunati perché abbiamo trovato le persone giuste nei posti giusti. Cioè, io ho denunciato, ho trovato i carabinieri, al comune ha trovato un sindaco, veramente c'è stata una sinergia, un magistrato, Pier Paolo Filippelli, che è stata una persona straordinaria, cioè veramente importantissima per tutti quanti noi ad Ercolano. Sa, Sofia, me l'avevano presentata lei come una donna con le spalle larghissime, non immaginavo di trovarmi davanti a un campione di questa portata. Mi ringrazio. Mi creda, glielo dico veramente, veramente di cuore. Lei è un campione. Grazie. Lei è un campione. E quando andate ad Ercolano, il forno di Sofia, Casa del Pane, sapendo che tantissime altre persone hanno denunciato e sono uscite da un incubo. Questo, Paolo, per concludere, è la forza di queste storie che tu ci porti. Ma io ci credo, veramente, io ci credo in questo, io credo in quello che ho fatto, tant'è vero che io ho investito ancora nel mio paese. Ovvero? Tra poco apriremo un B&B. Paolo. Quale migliore conclusione? Avete visto? Diciamo sempre che denunciare a volte non conviene, che è difficile, che è complesso. Certo, è difficile, è complesso, ma oggi abbiamo la testimonianza vivente che denunciare convenga e che ci vuole coraggio, ma che quando hai il coraggio vale la pena vivere. Grazie. Grazie. Paolo Borometti, grazie. Grazie alla mia Elena Di Dio, grazie a Sofia Ciriello, alla sua mamma. Grazie, signore, grazie veramente. Ci fermiamo solo per un attimo. Grazie. Vabbè. Che campione.